Bene, quindi non solo green, ma anche tecnologia per l'intrattenimento. Infatti uno dei vostri partner è Sisvel e un altro è Quarta Rete, che sono anche nostri amici di Golosini Futuro. E su questo forse hai qualche cosa di interessante da raccontare. È stata appunto una sperimentazione unica in Italia e credo anche in Europa, quella per cui qualche mese fa abbiamo iniziato le trasmissioni in 3D con una televisione locale che è appunto Quarta Rete. Grazie a Silver che appunto ha, diciamo così, inventato un nuovo format, un nuovo protocollo per la trasmissione del formato in 3D che ottimizza il traffico di banda. È stato dimostrato come non è necessario per una TV avere delle infrastrutture, adeguare le proprie infrastrutture per utilizzare la trasmissione in 3D. Noi abbiamo lavorato per, diciamo così, realizzare il box che fa la conversione del protocollo tile format, del formato tile, in modo che possa essere, come dire, utilizzato anche dai normali televisioni in commercio, e questo formato ha proprio questa caratteristica di mantenere il rapporto fra l'asse orizzontale e verticale, quindi non distorcere la visione. Noi abbiamo fatto anche delle sperimentazioni sui contenuti, abbiamo lavorato con lo IED, abbiamo fatto formazione da alcuni studenti dello IED e anche con il Politecnico di Torino per appunto fare delle cose che sono nelle nostre corde, cioè molto low cost, molto accessibili anche in questi settori dove spesso sembra che bisogna avere dei grandissimi capitali per fare delle cose. Un altro settore, per esempio, su cui abbiamo dimostrato come si può fare un'applicazione, un prodotto valido a low cost, è quello della realizzazione di un tavolo multitouch che abbiamo fatto, come dire, handmade in casa, e che ha delle applicazioni che possono essere usate sia per fini, diciamo, turistici, sia per fini educativo-sanitari, infatti viene utilizzato per i ragazzi affetti da autismo, o anche per, diciamo, gestire situazioni di crisi. E oltretutto la formazione a distanza, ad esempio utilizzando il 3D, può diventare molto interessante in caso di simulazione, magari nell'ambito medico. Sicuramente questo è un ambito su cui ci sono degli spazi, non siamo ancora arrivati al punto, però oggi la simulazione 3D è già molto utilizzata nel contesto medico, sia per fare la refrattazione, sia per altri. Ma ci sono anche altri ambiti che potrebbero beneficiarne, per esempio quello della geologia, sembra strano, ma è un altro ambito interessante. Noi siamo molto interessati al discorso della creatività digitale e lo facciamo appunto anche partecipando a dei progetti europei che si occupano direttamente di questo. Prima di parlare di questo però vorrei dire una terza cosa che noi facciamo, oltre a quella della sperimentazione della proposta di editore, quella del trasferimento tecnologico alle imprese. Molti dei prototipi che noi realizziamo poi entrano in un catalogo che è il nostro catalogo degli asset, che le aziende, piccole aziende che sono interessate, anche non piccole, possono richiederci e possono appunto poi utilizzare anche con il nostro supporto per ingegnerizzare e creare dei prodotti. Ad esempio, appunto, anche le applicazioni che abbiamo sviluppato per il tavolo sono disponibili nel catalogo degli asset. Se qualcuno è interessato a approfondire, sul nostro sito ci sono le informazioni e può farlo. Detto questo, appunto, sul tema della creatività digitale, noi lavoriamo da qualche anno anche in collaborazione con la Regione Piemonte, abbiamo cominciato con un progetto europeo che si chiamava CREATE, che aveva come obiettivo quello di definire delle politiche per lo sviluppo dell'industria creativa Questo in digitale. che anni? 2008, e questo progetto Ed è concluso è adesso questo concluso progetto. nel 2010, diciamo, ha coinvolto molti attori del territorio. Non dimentichiamo che a Torino abbiamo la View Conference, che è un evento molto interessante, poi abbiamo un'idea molto carina, che è quella del Faber Meeting, che fa incontrare i giovani creativi con le industrie tradizionali. L'obiettivo di Create era un po' anche quello di trovare, diciamo, mettere a sistema tutte queste iniziative che sono un po', come dire, apparentemente scollegate. Questo, diciamo, è anche l'obiettivo di altre iniziative che la Regione sta mettendo in campo in questi giorni.
Una di queste, se ricordo bene, almeno un anno fa mi parlavi di adottare un creativo. È un'idea che poi è andata avanti o Sì, è andata avanti con no? Si è qualche, diciamo, trasformata? trasformazione dovuta al fatto che le risorse economiche su cui si basa questa iniziativa sono di provenienza europea e quindi i fondi sono, diciamo, legati all'innovazione delle piccole e medie imprese. Quindi la finalità del bando attuale, attualmente aperto il 4 luglio e che si chiude a settembre, alla fine di settembre, è quella di fare innovazione per le piccole e medie imprese. È stato però focalizzato sui giovani, quindi chiunque abbia un'impresa in Piemonte, una microimpresa o una partita IVA da almeno 6 mesi può partecipare con un'idea progettuale e richiedere un finanziamento massimo di 15.000 euro per la realizzazione di cose che possono essere appunto un social network rivoluzionario piuttosto che qualche altro prodotto innovativo che può venire in mente vedendo le cose che si fanno con Arduino, che non dimentichiamolo, è sempre anche quello frutto della creatività piemontese. Ivrea, eppure Ivrea, Diese. esatto. Tu sei della zona, ci tieni a sottolineare che sei Ivrea, è Basso giusto? Canavese direi di sì. Quello Allora, diamo a Ivrea quello che è che è di di Ivrea, Ivrea. giusto. Ecco, quindi abbiamo visto che CSP è estremamente attivo e reattivo per quanto riguarda i progetti a livello europeo, a livello regionale, ma si occupa anche di comunicazione. E uno di quello degli eventi a cui parteciperete è Social Media Week di settembre, col quale farete un po' di eventi, microeventi, di panel. Sì, ci teniamo molto a questa settimana di eventi sull'ambito del social media. Abbiamo proposto appunto agli organizzatori di questo evento una striscia quotidiana che si chiamerà About Technology. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18 presso il Jazz Club in Piazzale Valdofusi, presenteremo alcuni temi su cui appunto abbiamo lavorato insieme con le persone e con gli enti che hanno lavorato con noi. Si va appunto dalle sperimentazioni sui territori digitali, alla cosiddetta agricoltura di precisione, al tema della creatività digitale, la sostenibilità, ci sarà Luca Mertalli ed altri che parleranno appunto di questo tema del green, fino all'ultimo giorno in cui si parlerà dell'Internet of Cars, ovvero di come, diciamo, anche il nostro rapporto con l'automobile può cambiare sia sul punto di vista social, ma anche appunto da un punto di vista strutturale. Bene. Ci saranno poi altri eventi in contemporanea, però non vi posso svelare tutto Esatto, adesso. anche perché è tutto work in progress, ne so Esatto, qualcosa anch'io. esattamente. L'ultima cosa che ci tenevo, sul quale mi dicessi qualcosa, è questo premio Medea, a cui tu personalmente tieni molto. Esatto, ci tengo molto perché è un'iniziativa su cui lavoriamo. Lavoro anche prima di essere partner del progetto europeo. È un premio che valorizza tutta la produzione multimediale europea finalizzata alla didattica. Possono partecipare scuole, università e anche liberi professionisti presentando quelli che sono gli elaborati, diciamo, digitali a fini educativi. Vale tutto, vale un videogioco, vale un video, vale un sito web, una presentazione. La cosa mia, come dici tu, ci tengo molto anche perché è possibile fare i giudici, ci si può candidare per essere giudici ed è così che io mi sono un po' innamorata di questo progetto, vedendo veramente la qualità delle cose che in Europa si produce. Il progetto coinvolge praticamente tutti i paesi europei, la conferenza sarà ogni anno, la premiazione si svolge durante una conferenza che si svolge a Bruxelles alla fine di novembre e lì è davvero un momento in cui ci si scambia e si vede qual è la ricchezza delle cose che vengono prodotte dalle scuole, dalle università europee, ma anche dalle aziende. L'anno scorso ha vinto un'azienda belga perché ha fatto un videogioco per imparare la matematica, l'anno prima ha vinto la BBC che fa un'iniziativa per fare diventare in un giorno all'anno tutti i bambini giornalisti che realizzano i loro TG e vanno in onda. Anche in Italia, come italiani, siamo arrivati a vincere una volta e anche arrivare in finalissima. E Quindi Torino?
Torino l'Avogadro l'anno scorso è arrivato in finale con un bellissimo video fatto dai ragazzi sulle conseguenze che ha il bere sulla guida. Quindi sono molto orgogliosa. Quindi ci innestiamo al discorso dell'internet delle auto anche attraverso questo. Esatto. Benissimo, ti ringrazio molto e ci vediamo a Social Media Week. Grazie mille a te per questa gradevole chiacchierata. Arrivederci.